Buongiorno, parliamo di moda, in particolare di cappelli, un accessorio sfizioso che negli ultimi 2 anni è diventato un vero mito dell'abbigliamento. Dai modelli con la visiera, ai Panama, al genere scelto invece da star come Johnny Depp. Ci racconta tutto Carlotta Angeloni. Ed ora ci trasferiamo in Provenza, al Museo Internazionale del Profumo, dove sono esposti oltre 50.000 oggetti, tra cui anche il nécessaire della regina Maria Antonietta, che pensate pesava più di 80 kg. Il corrispondente da Parigi, Piero Pisar. Chiudiamo con le foto più curiose e divertenti della settimana, scelte come sempre da Carlotta Mannu, insieme con i documentatori del TG1. Vediamo. Bentrovati, tendenza meteo è diventata una vera passione, quella per le previsioni del tempo che spopolano un po' in tutti i programmi televisivi e non solo italiani. Un mondo davvero curioso, fatto di professionisti e non solo. Insomma, non poteva che raccontarci tutto la nostra Valentina Bisti, che come sapete per il TG1 ci tiene puntualmente Cambiamo informati. Argomento, Valentina. andiamo a Londra dove un fantasioso stilista ha inventato gli indumenti spray. Incredibile, con una bomboletta che spruzza direttamente sul corpo delle modelle e crea degli abiti fantastici. Allora, guardate un po' queste immagini con la nostra Virginia Volpe. Tendenze termina qui. Noi ci vediamo martedì prossimo. Arrivederci. Fermate neanche durante le feste di Natale le proteste contro Green Hill, il laboratorio che alleva cani destinati alla vivisezione. Roberta Badaloni. Quella pacifica protesta che si allarga, che non molla, il capodanno addirittura di chi è rimasto a Montichiari, Brescia, il freddo, le tende, lo sguardo a Green Hill, multinazionale americana, ormai noto allevamento di cani Beagle dal laboratorio, che su queste strade continua a portare migliaia di persone. E quell'Italia che ha detto no alla vivisezione, l'impegno politico, l'ultimo, quello del governatore Formigoni, far chiudere Green Hill, vietando allevamenti per laboratori di cani, gatti e primati in Lombardia. Allevamenti come Green Hill sono solamente il primo anello di una catena che vede negli animali degli oggetti da far riprodurre, da utilizzare nei laboratori come cavie e da gettare via quando sono solamente dei cadaveri. E l'attenzione ora si rivolge alle altre situazioni italiane. Chi per esempio importa e rivende animali da laboratorio, come quest'altra multinazionale americana presente sempre in Lombardia, realtà blindate. C'è nessuno al momento. E quando è che è possibile trovarlo? Non lo so. Ecco, i ricercatori al lavoro, ecco, spiegano gli attivisti la sorte degli animali da laboratorio, 1 milione l'anno in Italia, l'inferno di un mondo che concepisce esistenze senza diritti, amputazioni, interventi privi di anestesia, elettrodi nel cervello, esperimenti fantasiosi, l'isolamento, il nuoto forzato, per esempio. Quanto resiste un cane prima di affogare? Il vivisettore prende il tè.